Dipende dal punto di vista. Io credo che un soggetto deve dotarsi di un suo linguaggio, perché, come dire, in qualche modo un nuovo soggetto reinventa il mondo tutte le volte della storia. Questo succede. Per le donne questa cosa è stata quello che spesso chiamiamo un doppio movimento, un doppio salto mortale. Abbiamo recentemente fatto a Roma una giornata leggendaria su genealogia e tradizione, perché proprio una delle domande che ancora è un motore attivo di ricerca e di riflessione e di confronto è proprio quanto, diciamo, soggetti che sono il frutto di una tradizione letteraria, filosofica, storica, no? Noi cresciamo, nasciamo e cresciamo dentro una cultura che c'è già, che si interpreta e che usa un certo linguaggio. Allora, il doppio movimento di usare gli strumenti che questa tradizione ci ha consegnato per smontare quella stessa tradizione, ma anche, come dire, inventare categorie, linguaggi che spostino, diciamo, che rileggano e ricollochino l'universo reale, simbolico, storico e immaginario in modo diverso, è così, questa specie di doppio movimento continuo dello stare dentro fuori appunto il mondo così come ci è stato consegnato. Appunto, questo è probabilmente quello che fa un soggetto inaspettato, un soggetto che si affaccia sulla scena del mondo come soggetto pensante. C'è, io credo, una difficoltà in più per le donne perché, essendo costitutivo della tradizione occidentale e patriarcale a cui apparteniamo, quella secondarietà di cui parlava prima Bia, è costitutivo del soggetto occidentale il fatto che ci sia un altro su cui l'io si poggia, se riesco a esprimermi così con semplicità. Questa decostruzione, questo smontaggio del meccanismo crea situazioni pericolose, situazioni in cui sei un po' in bilico sull'orlo di un burrone. E che è complicato da trasmettere appunto per esempio alle nuove generazioni. Una delle, per esempio, dei suggerimenti della filosofa Rosa Ibaidotti è questa cosa non solo di accettare di essere soggetti nomadi, cioè come soggetti che hanno un radicamento da cui possono rimappare, riconfigurare il mondo intorno, ma anche lavorare a rendere nomadi le categorie stesse. Faccio l'esempio del gender per chiudere con un esempio. La categoria del gender, come l'ha pensata una storica come Joan Scott, per esempio, negli anni 70, è una categoria che poi ha subito un processo di continua reinterpretazione perché è stata fatta diventare una categoria nomade che in qualche maniera potesse riconfigurarsi man mano che cresceva e si modificava il soggetto che l'aveva prodotta. È un meccanismo complicato, un meccanismo che tiene insieme il sapere e la coscienza, questo doppio gioco che ti lascia radicato nell'esperienza, ma inventa saperi per consolidare appunto questa soggettività. Io, come dire, appunto nell'evoluzione della categoria del gender vorrei concentrare l'attenzione sulla nozione di Judith Butler e su questa idea performativa del genere è un'azione, un'interpretazione. È vero che ha un suo forte ascendente, ci sono più di un legame con Simone de Beauvoir e donne, non si nasce ma si diventa, ma c'è qualcosa che ai miei occhi, non solo ai miei occhi, di inquietante questa idea del genere, perché la performance
è un gesto egoico così forte, così autoriferito, che può correre rischi ai miei occhi, e so che lì entra in contrasto con tanti settori di pensiero e anche di pratiche politiche, che corre in contrasto di mettere poi in discussione la realtà, perché arriviamo fino al campo delle biotecniche, della biopolitica, per cui il sesso appunto è qualcosa che si costruisce e non è quello con cui si nasce. Questa interpretazione della mia posizione vuol dire criticare questo, ma aprire dei varchi, perché sottesa a questo punto di vista, e non dimentico che comunque Butler negli ultimi anni ha introdotto poi le categorie della vulnerabilità, che in parte corregge questa visione così titanica della performance, si corre il rischio, a mio parere, di ricondurre poi tutte le pratiche politiche e biopolitiche a un unico riferimento, che è il sesso maschile. Cioè è una cancellazione della femminilità, anche qui una categoria difficile da usare, quella della femminilità. Uso apposta per scelta femminilità e non femminile, perché sarebbe ancora più ampio, largo e difficile da maneggiare, ma in questa categoria della femminilità, appunto, che porta con sé l'idea della vulnerabilità, della passività, nella formulazione per esempio che aveva dato Freud, e nel rifiuto che provoca, ecco, c'è qualcosa da indagare anche nelle donne, nel soggetto, quel soggetto nuovo. Del resto, Rosy Braidotti ha, come dire, più volte in questi ultimi anni puntato l'attenzione su questo, nel rischio che nelle nuove soggettività femminine, in realtà questa via apparentemente trionfale, la formazione di sé del soggetto, della soggettività femminile, sia in realtà poi un ricondursi al soggetto maschile, quindi con un corpo che non contiene, per esempio, che sceglie di contenere solo in alcune circostanze, in alcuni modi, possibilmente magari attraverso le tecniche, che non è in nessun modo soggetto alla natura. Questo è un terreno complesso, perché ha a che fare con la misoginia. Questi tratti sono i tratti che compongono la misoginia e l'odio maschile, ma anche femminile, per l'essere donna in quanto essere donna che si fa donna. Questo poi apre tutto un altro cammino, poi su quelle che vengono chiamate le femminilizzazioni della politica, femminilizzazione della donna, il farsi donna della politica, come diceva Deleuze, che ha in sé sempre qualche elemento alla fine di misoginia. In questo farsi donna c'è un elemento di passività che un soggetto maschile vuole ricomprendere in se stesso, ma per esorcizzarlo e comunque per tenerlo insieme in un tutt'uno che non prevede per l'appunto l'esistenza di un'altra soggettività, di un altro corpo che ha altre caratteristiche e altre pratiche.